Saper cambiare, reinventarsi partendo dalla casa. Aleteia Editore, con me l'architetto Francesca Blasi. Buonasera. Buonasera. Il messaggio del libro è chiaro sin dalle prime righe. Possiamo definirlo come un diario di bordo nel viaggio della vita? Beh, decisamente questo è un libro, direi, introspettivo, nel senso che l'ho voluto proprio, è stato un racconto fatto proprio a quattro mani e di cuore per poter raccontare quella che è stata la mia storia di trasformazione, partendo proprio dall'ambiente che mi circondava, quindi la mia casa. Ho voluto metterlo a disposizione degli altri proprio perché credo che possa diventare uno strumento utile per reinventarsi, facendo in modo che la casa possa diventare il nostro corpo più grande, come ho scritto proprio nella parte introduttiva del libro. Viviamo in un mondo piuttosto frenetico e la casa diventa un luogo intimo dove poterci ritrovare, no? E riuscire a trasformarla rispetto a quella che è veramente la nostra personalità diventa molto importante per la nostra visione del mondo personale e privata. Due parole chiave ritroviamo nel libro che sono prospettiva e coraggio. Allora, la prima è un termine usato nell'ambito dell'architettura, lei è un architetto, quindi nel quotidiano invece come trasportiamo questi due termini, soprattutto quello di prospettiva? Beh, sicuramente la prospettiva è una visione più che altro artistica, no? Quindi nei quadri la prospettiva, il punto focale in architettura, potremmo stare qui a parlarne per molto tempo, considerando che ne abbiamo poco. La prospettiva è come vediamo le cose, è la nostra visione del mondo, no? Quindi quello che può essere la proiezione della nostra visione all'interno dei nostri ambienti, quindi il mettere in prospettiva quella che è la nostra personalità all'interno dei nostri ambienti. Questo è un po' il binomio che accompagna tutto il racconto della narrazione del libro, poi fondamentalmente. Il coraggio è quel motore che ci permette di mettere in prospettiva e di attuare, perché molto spesso il problema, tra virgolette, che ci limita nel non realizzare i nostri sogni, i nostri obiettivi, è proprio la mancanza di una forte motivazione che però poi dopo viene veicolata dal coraggio dell'attuazione. Leggerò un passo da questo libro, ricordo è Saper cambiare, reinventarsi partendo dalla casa, e leggerò un passo. Ricominciai a studiare, ad impegnarmi seriamente come ai tempi dell'università, ma stavolta avevo nel cuore una consapevolezza diversa. Sviluppavo la vera me e finalmente senza paura. Allora, bellissimo quello che scrivi in questo passo, perché magari ci ricorda il tuo percorso universitario e quindi la tua laurea in architettura, che ritroviamo molto in questo libro, perché l'architettura magari è un modus vivendi proprio, è uno stile di vita proprio. È la chiave della libertà quello di tornare a studiare, quindi di puntare tutto sull'architettura, sulla cultura, scusa. Trovo questa domanda molto interessante e delicata. Per diversi anni dopo la laurea mi sono chiesta che cosa mi fossi laureata a fare. Sono entrata in una crisi profonda perché laurearsi, lo studio ci mette in discussione, ci fa crescere, per cui è faticoso. Tutto quello che è faticoso a volte diventa molto impegnativo e ci insegna a recidere cose che sulle quali dovremmo dare la priorità a volte, no? Quindi, ma decidere vuol dire recidere in qualche modo, quindi il percorso universitario ti aiuta a vivere, ti aiuta ad affrontare le difficoltà, ti aiuta a metterti in discussione, no? E soprattutto anticipo un passaggio che c'è all'interno del libro riguardo le sfide, no? Che ci poniamo davanti. Mi ha insegnato, me ne sono accorta dopo, perché mentre fai non sei sempre consapevole di quello che ti accade in realtà. E la sfida più grande che ho imparato è quella con me stessa, cioè mettermi di fronte a una difficoltà e
capire come poterla affrontare in maniera veloce. Quello che ho imparato nel tempo, con il lavoro poi, è stata proprio la tematica della risoluzione dei problemi in breve tempo. E quindi sicuramente riuscire a superare quella fase critica e quella tristezza che ti viene quando studi tanto, quando hai degli ottimi risultati e poi ti accorgi che devi ricominciare da capo, mi aveva un po', come dire, amareggiato, ed è un po' la problematica che trovano tante persone dopo il percorso universitario. Devo dire che negli anni, mettendomi in discussione, sfidandomi, cadendo e rialzandomi, sono riuscita a riscoprire una nuova parte di me, ricominciando quasi anche a studiare, riaprendo quei libri che da diversi anni avevo chiuso anche in maniera con un po' di dolore, e riaprendoli però in un modo nuovo, cioè quindi non perché dovevo farlo per altri in qualche maniera, oppure perché dovevo farlo per un titolo di studio, ma perché volevo farlo per me, e tutto è cambiato. Leggendo il libro arriviamo al momento dei passi per la trasformazione. Tu ne hai individuati 7, magari citaci quelli che per te sono naturalmente più importanti, proprio per il cambiamento che vogliamo fare su noi stessi e sulle cose che poi metteremo in pratica nella casa e via dicendo. Allora, il primo passo sicuramente è quello di smettere di avere paura o di limitarci nel voler affrontare o nel voler prendere una decisione che reputiamo essere utile per la nostra vita. Nel momento in cui smettiamo di avere paura, cominciamo a poter essere più proattivi nella realizzazione di una qualsiasi operazione che abbiamo in mente. Ora, chiaramente il libro parla sicuramente del parallelo, no? Persona, casa, ma è stato scritto proprio per infondere anche fiducia nelle persone che magari l'hanno persa un po' nel frattempo, in questo percorso della vita, no? E la tematica della trasformazione, quindi del fare, perché appunto parlo di come si può realizzare una trasformazione all'interno degli ambienti che abbiamo, non in maniera importante, costosa e strutturale, ma in maniera funzionale a quelle che sono le nostre attitudini, proprio a livello anche cromatico, faccio per dire, no? Molto spesso può essere sufficiente inserire un colore nuovo all'interno del nostro ambiente per renderlo più vicino al momento particolare che stiamo vivendo. Quindi questa cosa può essere estremamente importante, quindi conoscere e addentrarsi all'interno della tematica dei colori può essere estremamente utile a livello proprio terapeutico. Può essere una terapia utilizzare un colore importante, forte, saturo in un momento in cui ci sentiamo un po' giù, e così come in un periodo tranquillo e sereno poter avere attorniarci di tonalità neutre e rilassanti. Quella che è un'altra tematica molto importante è quella della focalizzazione degli obiettivi, no? Quindi il focus, avere il focus, cioè individuare realmente che cosa ci serve per poter ottenere quel risultato. Nel momento in cui togliamo la paura, individuiamo l'obiettivo e focalizziamo il da farsi, diventiamo molto spesso delle piccole macchine da guerra. Quasi al termine del libro leggiamo un tuo consiglio. Il miglior consiglio che si possa ricevere è quello di fare ciò che ci piace. Ciò che però più mi ha colpito è quello che tu scrivi. Mi sono accorta che devo fare attenzione a quello che mi piace nel capitolo sulle scoperte. Quindi fare attenzione, sottolineare ciò che ci fa stare bene. Come l'ho fatto, Francesca Blasi? Accidenti, mi fai delle domande. Allora, mi piace molto mettere in pratica, quindi ci sono dei paralleli che potrebbero, in questo libro, che potrebbero essere portati su visioni più ampie, ma mi piace anche riportarle a livello molto pratico. Quindi nello specifico, nei nostri ambienti, poter fare e realizzare comunque un qualcosa. Un esempio di quella che è per esempio l'applicazione sulla focalizzazione, ritorniamo al passo precedente, fare attenzione a quello che ci piace è fondamentale. Molto spesso nel marasma di cose che abbiamo da fare ci perdiamo, e se per esempio nello specifico, io lo dico sempre alle mie collaboratrici, alle ragazze che formo, no? Durante la formazione, come fare a individuare per esempio lo stile
di riferimento per noi all'interno del nostro ambiente. Quando per esempio andiamo in un locale o ci troviamo in una situazione che ci fa star bene a livello emozionale, fermarsi un attimo e osservare per quale motivo io sto bene. Esempio, entro in un locale, in un bar. In quel momento, in quel bar, dico: ah, che bello, come sto bene, come mi piace questa atmosfera, no? Da lì cominciare a focalizzare che cos'è che c'è che determina questa atmosfera, quindi un colore, generalmente sono i colori abbinati che ci portano questa tipologia di sensazione. Quindi fare in modo di capire, fare attenzione a quello che veramente ci può far emozionare per poterlo poi riportare all'interno dei nostri ambienti. Architetto Blasi, noi la ringraziamo, ricordiamo che potete trovare delle edizioni a Leteia, Saper cambiare, reinventarsi partendo dalla casa. Dedico questo libro a tutte le persone che stanno cercando di ritrovarsi e quindi vi auguro un'ottima lettura e mi farebbe anche piacere che voi mi raccontaste come avete trovato il libro, magari seguendomi sulle mie pagine Facebook o sul mio Instagram. Francesca Blasi o Creazione d'Atmosfere. A presto.